Palazzo Baronale di Giurdignano rappresenta il retaggio del potere aristocratico della famiglia Alfarano Capece, signori del luogo dal Settecento sino all'eversione del sistema feudale. La sua mole si erge sul lato meridionale dell'antico abitato e l'accesso al suo interno è garantito da un caratteristico portale bugnato, sito in piazza Municipio, nel cuore del paese. La storia edilizia della struttura ha inizio nel XV secolo, quando sorgeva come primo nucleo una torre quattrocentesca, ancora distinguibile sul versante sud-est. A conclusione dei tragici episodi del 1480, in conseguenza dell'aggressione turco-ottomana di Otranto e dei feudi salentini circostanti, l'edificio subì importanti modifiche strutturali, allo scopo di meglio adeguare i sistemi difensivi. Ma è nel 600 che avviene il mutamento da struttura militaresca a residenza nobiliare, come per gran parte degli edifici difensivi di Terra d'Otranto. A questo periodo risale la costruzione dell'ingresso monumentale, decorato da una deliziosa volta a botte lunettata. Con la famiglia Alfarano Capece, l'edificio verrà arricchito da importanti elementi gentilizi, come la galleria del palazzo, adornata da una serie di affreschi di recente rifinitura. Un altro simbolo dell'ingentilimento strutturale è la monumentale balconata, che decora parte del prospetto esterno. Rientrante tra i beni valorizzati dal SAC Porta d'Oriente, il palazzo è stato recentemente ristrutturato grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e oggi si attesta come importante contenitore culturale della comunità giurdignanese.